In occasione della ristampa del libro di Marcello Bacci, Il mistero delle voci dall'aldilà, il Centro Psicofonia di Grosseto ha voluto preparare una nuova cassetta con esempi di voci psicofoniche registrate nel corso dell'anno 1986 e inizio 1987. Mentre nel primo nastro dimostrativo avevamo dato ampio spazio a quelle forme di manifestazione delle voci che ne provano la veridicità, e cioè le voci chiamano per nome e cognome i presenti all'esperimento, oppure, dietro richiesta degli sperimentatori, le entità si qualificano con il proprio nome e cognome e danno messaggi diretti ai loro congiunti, oppure esplicitamente le voci dicono qui sono i morti. Dopo questo tipo di messaggi personali che abbiamo ampiamente esemplificato nella prima cassetta, vogliamo questa volta passare ad analizzare argomenti di carattere generale, di conoscenza e di valore spirituale e anche di tecnologia che le voci vanno svolgendo con continuità, pur continuando ad assecondare le richieste personali di persone defunte. In questo primo esempio si sente la voce di Marcello Bacci che domanda: che energie adoperate per formare le voci? E subito entra la risposta paranormale. Come formate la voce? Prime parole non sono abbastanza comprensibili, ma si individua mistero e poi cervello. Poi la voce dice: e le scoperte di un'alta frequenza caratteristica della specie umana per un controllo bioelettrico di particolare, e l'ultima parola è di difficile interpretazione. Faccio una ripetizione della frase più significativa. Frase che segue suona così: come approfondire la scienza dei fenomeni, le cause dei movimenti e da quale energia provenga ogni cosa. Segue ora la voce che dice: io direi che questi fenomeni, segnali, poi c'è una parola non interpretata, riuscire a captare informazioni sulle onde corte. Parlo del mondo in cui siamo. Segue la frase: l'universo in cui viviamo limita la conoscenza completa. Alla domanda di Bacci: come fate a parlare con noi? Chi è il catalizzatore? Si sente la seguente risposta: noi interagiamo con molto interesse. Poi c'è una parola di difficile interpretazione. È tutto per noi e finalmente ci serve e ci interessa una percezione di poter operare simultaneamente. Il cervello umano modifica un ambiente stesso nel quale noi torniamo. Noi interagiamo col mondo per essere più guardi. Questo sta per noi perché l'America deve essere semplicemente una terra che fa i uomini. Questo vuol dire che la valle è dove sta il mondo. Alla domanda di uno dei presenti se le entità rimpiangono la vita, si ottiene dopo alcune parole non chiare la seguente frase: non rompono questo aspetto di continuità senza più sapere che differenza c'è, è tutto un fluire e sentire che la vita risponde.
interamente. Questo di congiunta. Non potevo sapere che ti sarebbe facile. È tutto un furio. E mi spiega perché la avevi fatto. Segue poi la frase: bisogna essere ben disposti a scoprire delle cose serie, con il massimo di serenità. Bisogna essere ben disposti a scoprire delle cose serie, con il massimo di serenità. Si sente ora la voce dell'avvocato Capitani che domanda: come state? Com'è la vostra situazione spirituale? E poco dopo entra la voce, con alcune parole all'inizio non interpretate. Sembrerebbe, seguirà l'evoluzione, per cui l'evento della morte cede il posto all'evento della vita nuova, fino a raggiungere la porta del mistero. Come state? Qual è la vostra situazione spirituale? Per cui l'evento della morte cede il posto all'evento della vita nuova fino a raggiungere la porta del mistero. Segue ora la frase: cari amici, è questo per noi molto, molto importante, per quella sopravvivenza che riguarda tutti. Poi c'è torno, che è un po' dubbia, felicemente a Grosseto. L'avvocato Capitani pone la domanda se una voce può essere a disposizione in ogni momento quando viene chiamata dagli sperimentatori e ottiene la seguente risposta. Non posso spiegarvi giustamente sottilmente quale significato, quanti significati le abbia per me. Il nostro problema è semplicemente quello di avvicinare. Sono molte le vostre domande che vediamo. Non posso spiegarvi giustamente e sottilmente quale significato, quanti significati essa abbia per me. Il nostro problema è semplicemente quello di avvicinarci. Faccio la ripetizione di questa ultima frase. Il nostro problema è semplicemente quello di avvicinarci. Alla fine dell'esperimento del 4 ottobre 1986, al quale era presente l'ingegner Carlo Traina, si sente la voce dell'avvocato Capitani che domanda un coro. E puntualmente il coro entra. Quando ritenete opportuno o è necessario per voi di sospendere l'esperimento, di salutarci con un coro, proprio perché Carlo dovrà fare una relazione sui cori. La domanda potrebbe essere questa. Thank you.
Non abbiamo mai battuto le mani, ma su altre cose mi verrebbe voglia di battere. Durante l'esperimento del 4 novembre 1986, l'avvocato Capitani aveva fatto alcune domande relative al popolo etrusco. E infatti si sente che dice: un bel sacerdote etrusco, e subito entra la voce che dice: e l'avvocato è convinto che si spinge un bottone per il grande sapere elettronico. Un bel sacerdote etrusco, e l'avvocato è convinto che si spinge un bottone per il grande sapere elettronico. Segue ora una domanda che gli sperimentatori hanno posto alle voci. L'uomo, quando muoiono e vengono in quello che noi chiamiamo l'aldilà, si trovano tutti in una identica situazione, indipendentemente dal fatto che siano stati buoni durante la loro vita e abbiano aiutato gli altri, o siano stati malvagi, addirittura uccidendo altri uomini, nell'aldilà queste due diverse. Mentre l'avvocato Luciano Capitani sta completando la propria domanda, entra una voce che, parlando in francese, dice: nous avons des contacts directs. Poi, dopo alcune altre parole, si sente: merci à Lucien. Faccio sentire ora queste ultime due parole. Terminato l'intervento in francese, entra poi un'altra voce che dice le seguenti frasi: è vicina la luce, questo interminabile evento di parole che ha talmente legato la condizione umana. Poi saprete che c'è un giudizio. Vicina la luce, questo interminabile evento di parole che ha talmente legato la condizione umana. Poi saprete che c'è un giudizio. Prosegue poi così: ricordati dunque che è l'uomo la causa del suo dolore. Domanda insistente, una domanda ripetuta e irriducibile, la ragione del dolore. Ricordati dunque che è l'uomo la causa del suo dolore. Domanda insistente, una domanda ripetuta e irriducibile, la ragione del dolore. Dopo una breve pausa, la voce riprende con questa frase: fa le domande e non concepisce tutto ciò che accade, ma se tutto giudicasse talmente provvidenziale, testimoniato dal dialogo con le voci. La vita al di là della morte, al di là della vita che noi conosciamo, dalla morte è la vita. Quale domande? Se non concepisce tutto ciò che accade, tutta la vita è talmente provvidenziale, testimoniato dal dialogo con le voci. All'esperimento del 30 gennaio 1987 erano presenti circa 65 persone. Si sono registrate molte frasi interessanti e chiare. Riporto una di queste che suona così: l'esistenza diventò perfetta. La natura degli uomini sarà trasformata in maniera tale che tutte le passate cause di ingiustizia scompariranno. L'esistenza diventa perfetta, la natura degli uomini sarà trasformata in maniera tale che tutte le passate cause di ingiustizia scompariranno. La voce prosegue poi: al fine della vita, nell'aldilà, c'è una meta, questa conoscenza riservata sempre ad ogni persona. Questa conoscenza riservata sempre ad ogni persona.
si sente poi una frase che inizia come nell'aldilà, poi alcune parole di difficile interpretazione, forse cuori degli uomini, poi si riscontra in tutti un'aspettativa, sarà raggiunto uno stato di perfezione. Faccio una ripetizione delle ultime parole. Poco dopo, una voce femminile pronuncia la seguente frase. Ti accorgerai che questa bizzarra macchina dallo scatto metallico, con la manovella che gira, rivoluzionerà la nostra vita. Il contatto termina, come accade quasi sempre, con un coro. Durante un esperimento, le voci hanno ripetutamente parlato di energia, di segnali deboli e poi hanno detto: noi abbiamo bisogno durante la trasformazione di una soglia di rivelazione più piccola. Però la frase che voglio farvi sentire suona così. Esiste la conservazione dell'energia lungo tutte le dimensioni contemporaneamente. Fa come se la Terra fosse trasparente e questo permette di dare informazioni dirette. Esiste la conservazione dell'energia lungo tutte le dimensioni contemporaneamente, da come se la Terra fosse trasparente e questo permette di dare informazioni dirette. Si sente poi, e l'esperienza maturata in Italia, in questo, una parola non interpretata, il proprio campo magnetico che ha rivelate le vere esperienze richiede l'uso di nuove attrezzature. Mentre uno degli sperimentatori dice le parole molto chiare, molto comprensibili, entra nuovamente la voce paranormale e dice la seguente frase. Nella fase finale di trasformazione non sarebbero rilevabili sulla superficie terrestre, però continuano ad agire le forze gravitazionali prodotte all'origine dell'universo. Molto chiare, però, molto comprensibile. Mentre l'avvocato Capitani dice, le vostre frasi ci lasciano sempre dei motivi di meditazione, entra una voce che dice, vi ricordate di me, Capitani? Le vostre frasi ci lasciano sempre dei motivi di meditazione. Uno è anche questo. Faccio una ripetizione. È anche questo. Durante lo stesso esperimento, a un certo punto, era stato richiesto un contatto con alcuni giovani deceduti e improvvisamente si è sentita questa frase. Ascoltate, questi giovani dormono ora. E soltanto voi udite l'invisibile. Soltanto, dormono ora.
Segue un'altra frase. Inizia con una parola non facilmente comprensibile. Poi, che le trasporti da qua giù alle cose più grandi, fin dall'inizio del tempo. È qualcosa di diverso che raggiungeranno nella vita futura. Prosegue ancora. Questo punto non deve sfuggire alla vostra attenzione. Cercare di capire le cose di quaggiù, e questo dona conoscenza. Questo punto non deve sfuggire alla vostra attenzione. Cercare di capire le cose di quaggiù, questo dona conoscenza. Seguono altri esempi sul lato B. La voce di uno degli sperimentatori sta ponendo la domanda: con quale forma di energia? Ma non fa in tempo a dire la parola energia perché entra la voce paranormale. Con quale forma di... Come arrivare al distinto del mondo che è uno superiore? Bisogna arrivare a distinguere un mondo terreno da uno superiore. Dopo alcune parole non interpretate, si sente: dovete scoprire la realtà della verità. Ripetizione. Segue poi la frase: tutto il fenomeno è fuori del comune. Non credo che ci si debba battere sopra senza svolgere qualche indagine. Segue questa frase. E dico, colui che è veramente grande viene o si conviene nel silenzio. È riconoscibile la natura. E dico, colui che è veramente grande si conviene nel silenzio. È riconoscibile la natura. Segue. Si è destinati ad esserlo. Quando non eravamo ancora sotto lo spirito del Padre, mediante la sua incarnazione. Destinati adesso, quando non eravamo ancora, questo è lo spirito del Padre, mediante la sua incarnazione. Ripetizione. Quando non eravamo ancora, questo è lo spirito del Padre, mediante la sua incarnazione. Segue ora una frase che inizia con alcune parole non bene interpretate, che non farò sentire. E inizio così. Più di me, alcune meraviglie. Posso gettare uno sguardo in questo paesaggio sereno. Più di me, alcune meraviglie. Posso gettare uno sguardo in questo paesaggio sereno. Segue ora. La nostra semplicità di fronte a degli sforzi per vedere nell'aldilà la prosecuzione della proiezione. Come è dolce nell'uomo, questo dolce è dubbio, il messaggio dell'animo dentro il vostro corpo. La nostra semplicità di fronte a degli sforzi, per vedere nell'aldilà la prosecuzione della proiezione, come dolce nell'uomo, il messaggio dell'animo dentro il vostro corpo. Ora si sente la voce di Marcello Bacci che fa una domanda relativa alle frequenze. Che frequenze adoperate voi? Per noi, per portare avanti la ricerca, è importantissimo sapere come ci ricevete e come vi si riceve noi, come vi si deve ricevere noi. Si sente questa risposta. La possibilità di essere substante radio. La parola substante è dubbia. La onda portadora, segnale per radio captar. E Marcel. Possibilità di essere sostanza radio, la onda portadora, segnale per radio captar. E Marcel. Ripetizione. Possibilità di essere sostanza radio, la onda portadora, segnale per radio captar. E Marcel. Ripetizione ancora delle parole. La onda portadora, segnale per radio captar. E Marcel. La onda portadora, segnale
Segue ancora la voce di Bacci che pone le proprie domande. Però se non ci date qualche indicazione, queste voci si potranno sentire da tutte le parti. È sulla stessa lunghezza. Come le convogliate verso di noi? La voce si esprime ancora in spagnolo, ma purtroppo alcune parole non sono di facile interpretazione. Sembrerebbe così. Se llama le calor del spectro, creando todo e le spazio sideral del nostro sistema, infino a spazio. E, una parola saltata, sientemente segnal concentrare de radio. E là, poi una parola ancora saltata, e sperar. Ripetizione. Ancora una ripetizione. Prosegue ancora la voce che parla spagnolo, però purtroppo molte parole non si capiscono. Alcune, l'inizio è questo. Collega della onda corta, Marcel. Tenemo un momento para trasmetter. Poi due parole di difficile interpretazione, però de una maniera muy limitada. Poi ancora si sente problema e una parola non definita. Continuo a far sentire queste frasi in spagnolo, anche se difficilmente interpretabili in alcune loro parti, per mettere in evidenza la continuità dell'argomento svolto dalle voci. La frase che segue suona così. È il terzo spazio, la onda portante, che crea la possibilità muy personal. Poi alcune parole veramente difficili da interpretare e il finale. Essere fenomeno nel mondo. A conclusione di questo esperimento, gli sperimentatori chiedono come di consueto un coro, un suono di campane o un carillon e infatti entra un suono di cornemuse come hanno sentito molto spesso in passato. Io prego gli amici di stare ancora con noi, ma se dovessero andare via perché è finita la energia che hanno a disposizione, di salutare i presenti con un coro. Speriamo che facciate qui. Sperando che si possa sentire bene. Che si senta fino a parlare ancora. Questo è importante anche questo. Un coro. Noi preferiamo che parliamo. Come ce lo facevano prima, anticamente. Un coro di bravo 10 anni fa. No, 15 anni fa il coro come cominciava. Prima suonavano le campane? Che suoni belli, che rispettano le feste. Thank you.
durante un esperimento del 20 febbraio 1987, la voce inizia a parlare del potere bioelettrico e della difficoltà per trovare la collaborazione. Poi si sente, questa qui è la frase che riporterò, devi credermi, rendi possibile risolvere i problemi per penetrare le profondità dell'universo. Le possibilità di cui l'uomo dispone sono grandi. A questo esperimento era presente la signora Eleonora, che cercava di entrare in contatto con il marito Giuseppe. Pepe, dimmi come stai, Gioia. La voce inizia con due parole, pace, grazie, poi una parola non interpretata e chiaramente in contatto Giuseppe. Grazie, in contatto Giuseppe. Ripetizione. In contatto Giuseppe. Eleonora dice, parlami, e la voce risponde, lacrime sincere. Parlami. Dopo alcune parole rivolte alla signora Eleonora, si sente una frase nella quale si recepisce fra 10 anni, poi alcune parole di non facile interpretazione e le ultime due parole, baci ricercatore. Ripetizione. La voce prosegue poi, poiché rappresento la fatalità di una legge, è di alto insegnamento per le profondità te, un contatto con la vita, si capirà l'azione che viene dallo spazio. All'inizio dell'esperimento del 2 marzo 1987 si sente la voce di Baci che dice ora cerchiamo il contatto, cioè era proprio l'inizio dell'esperimento quando Baci si sintonizza sulla lunghezza d'onda sulla quale normalmente compaiono le voci. Interviene subito la voce che dice chiamate col fenomeno della radio, per loro un mezzo così importante. Prima cerchiamo il contatto, poi dopo che la voce prosegue poi. Qui si parla di tecnica di comunicazione a voi familiare e che il linguaggio, una parola non interpretata, molto semplice e comprensibile. Successivamente si sente, ma vi voglio dire una cosa, questa frase purtroppo è stata danneggiata nel mio nastro, perciò non la posso riportare. Il seguito è questo, per voi il significato è diverso e la mia funzione è di essere voce e nessuno ha amore più grande. Per voi il significato è diverso e la mia funzione è di essere voce e nessuno ha amore più grande. Ripetizione. E la mia funzione è di essere voce e nessuno ha amore più grande. Si sente poi, si tratta di un piano di realtà che noi abbiamo dopo il vissuto. Faccio sentire ora il coro che ha concluso questo contatto. Thank you.
fatto un po'. Marzo 1987, insieme ad altre persone, era presente all'esperimento anche il dottor Alfredo Ferraro. I tentativi fatti per mettersi in contatto tramite l'apparecchio militare che Bacci abitualmente usa erano rimasti infruttuosi per più di una mezz'ora. Ad un certo punto, come estremo tentativo, Bacci ha cercato una portante sul vecchio apparecchio a valvole normende che usava all'inizio della sua sperimentazione. Finalmente si realizza il contatto ed entra una voce di tonalità molto bassa che non viene riconosciuta dagli sperimentatori, cioè sembra una voce che si manifesta per la prima volta. Si sentono prima le voci degli sperimentatori e poi, subito dopo, la voce paranormale. Noi si stava parlando tra noi di religione. Cioè di Dio, di quel meraviglioso tutto. Non ci hanno mai parlato. Adesso che la domanda mi si è fatta, chiedimi, ma gli si è chiesto, gli si è chiesto, via, se per loro è importante la religione, non ci hanno mai visto. Sembra che dica, e già alzando un microfono, sia come un disturbare l'universo. Segue poi un'altra frase, preceduta da un forte rumore di vento. Nessuno è così vicino a Dio come un ateo. Tu non mi cercheresti se non mi avessi trovato. Mi senti, amico? Ora si sente la voce di Bacci che chiede: chi sei, amico? Ce lo puoi dire chi sei? Chi sei, amico? Ce lo puoi dire chi sei? Mi senti, amico? Non andare via. C'hai una bella voce. Non andare via. Tranquillità in questo silenzio. Dio è lo stesso silenzio. Se nel fondo lo fate paura. La voce lenta e profondissima dice: tranquillità in questa esperienza. Dio è lo stesso silenzio. Fino al punto da farti paura. Ripetizione. Tranquillità in questo silenzio, Dio è lo stesso silenzio, se nel fondo da farti paura. A questo punto il dottor Ferraro chiede di poter fare una domanda personale. Facciamo fare delle domande a... Io sono qua per una cosa molto importante questa sera, almeno a mio giudizio soggettivo. Avete qualcosa da dirmi?
Entra una voce femminile di difficile interpretazione che dice: tutte le nuove considerazioni di apparecchi futuri e strumenti elettronici. Poi alcune parole difficili, le loro capacità. Termina con questa parola. Le nuove considerazioni di apparecchi futuri e strumenti elettronici. Perché le loro capacità. Ancora la voce del dottor Ferraro e poi la risposta. È importante secondo voi quello che intendo fare? Alfredo, dobbiamo usare le cose più nuove. Non posso permettermi qualche tempo che partendo dalla mia mente conduce il pensiero della scottatura. Qualcuno approccia Merillo la cui concezione non è stata principalmente portata a termine. Cos'è che non è stato portato? E l'ultima cosa da aggiungere. Tutto il fatto del tempo. La voce si esprime così. Alfredo, dobbiamo usare codici nuovi. Non posso permettere che la catena che partendo dalla mia mente conduce ai pensieri di un ascoltatore contenga qualche anello la cui concezione non sia stata attentamente portata a termine. Un'ultima cosa da aggiungere. Tutto e purtroppo le ultime parole non si capiscono. Dopo pochi giorni, durante un nuovo esperimento, si sente ancora la stessa voce che risponde alle domande degli sperimentatori relative al concetto di Dio. Il punto più silenzioso del mondo è dove si concentra il silenzio della terra e dell'universo, o può essere anche l'amore. Il più silenzioso del mondo, dove si concentra il silenzio della terra e dell'universo, o può essere anche l'amore. Prosegue poi. Chi è ateo riempie il silenzio delle pietre, in quanto è impossibile esprimere Dio. Lo stesso Dio può, una parola non capita, le cose concepite dai diversi individui sotto forme diverse. E nel mondo noi sappiamo che Egli è uno. Chi è ateo riempie il silenzio delle pietre, quanto è impossibile esprimere Dio. Lo stesso Dio vuol dire che sono sequenze di due, tra i diversi individui, sotto forma di diverse, e per il mondo, noi sappiamo che Egli è uno. A conclusione di questo nastro, vorrei esprimere a nome di tutti i componenti e i frequentatori del Centro Psicofonia di Grosseto un profondo ringraziamento a Marcello Bacci, tenace e costante ricercatore, che da circa 20 anni conduce questa ricerca ai limiti del possibile, ma soprattutto un grazie per la sua continua disponibilità verso tutte le persone che per una perdita personale hanno avuto da questo fenomeno straordinario consolazione al proprio dolore.